Ragazzi, benvenuti a Color Switch, un gioco dove abbiamo una pallina, o insomma dipende poi da quelli che si coprono i punti che guadagniamo, cioè prendendo riga ogni giorno. Questa specie di stelline qua, specie di punti. Quindi lo store, ci siamo solo lì. Sono vari tipi di personaggi, in questo caso sono vari tipi di palline. Quindi andiamo andando normale, ma game mod sono questi vari tipi qua, dove ogni tipo di modalità ha un tot di livelli, dove ci sono 160 livelli, andiamo a farlo vedere. Stiamo andando normale, che è questo, dove dobbiamo tappare sullo schermo e attraversare i cerchi. Col colore giusto, dalla parte dove c'è il colore giusto, se andiamo a vedere moriamo. Devo arrivare a quali punti possibili, arrivare più possibile. Non so più se compriamo davvero. Poi ci sono varie modalità. Challenge, dove sono le modalità facile, medio e difficile, con ognuna che ha i suoi livelli. No, vediamo. Difficile, ho già fallito. La su art, vediamo un po' com'è. Sto qui in pratica in da più piccolo cerchio dare fastidio, anche un po' scompare. Tutto facile, non male, almeno un po' con i primi livelli, primi inizi del gioco. Siamo a livello 2 del challenge. Più difficile, perché si poteva dire che c'è tipo una specie di pratica. Adesso, dove ne abbiamo la pallina che viene invece dall'alto verso il basso. In questo modo un po' confondete le idee. Vedere un po' velocemente quali sono le varie modalità di gioco. C'è questa cosa qui. Facciamo una race e andiamo. Stiamo giocando contro un'altra pallina. Sto in fare già il secondo livello, quindi è un po' più difficile. Sì. Ho perso, ho creato più che altro. Cava dove andiamo, dove tutto intorno a noi, riesco a entrare nel cerchio dove c'è la nostra pallina, e si vede quello che c'è. Io gioco abbastanza bene.
Photoshop. Aspetta, sto vedendo il colore su un certo tempo si cambia, quindi stare attenti che quando il colore ovviamente perdiamo. Non perdere perché se ne troviamo un momento sbagliato. Il colore è cambiato. Adesso io. C'è cioè Color Fly e poi c'è di Flappy Bird. Non sono molto veloci perché le girano quei cosi lì. Quindi devo cambiare. Dopodiché c'è Gravity. Sono andato a livello 2 perché sono andato a livello 2 io. Ho sbagliato. Tanto se non faccio più niente, se non vado avanti. Adesso mi faccio cambiare la gravità e vado dall'altra parte. Qui complica un po' le cose. Stiamo anche togliendo i punti. L'ultimo split, dove c'è le penne che si splittano. Quindi andiamo a vedere. Quindi ho attenti a entrambe le palline. Vedete, hanno fatto i lati, ce la perdiamo. Io insomma diciamo che potrei anche aver fatto un po' di trucco perché mentre non ho spostato i diversi colori qua. In questo caso è meglio così. Mettiamo le cose che complicano. Comunque questo è color switch, quindi sono vari livelli, quindi è lungo. Sono stato addittivo. Il gioco è fatto bene, insomma, ha una bella grafica anche, tutta colorata. Solita, quindi se è un senso divertente, per giocarci quanto volete. Vedete che si possono adesso cambiare altre cose, vedere qualcos'altro. Vediamo se di adesso. Ok. Vi lascio la Store, è gratuito, e ci vediamo al prossimo video.